Il Catania di Zeuli festeggia la vittoria di questa Coppa Italia, ribalta il risultato dell'andata che premiò il Padova di Torrente, ma al ritorno vince il Catania e accede al primo turno della fase nazionale dei playoff, visto che ha vinto la Coppa, tra l'altro sarà anche, diciamo, testa di serie. Non so onestamente cosa accade se il Catania dovesse arrivare ai playout, perché teoricamente potrebbe anche annullarsi la vittoria della Coppa. Non lo so onestamente, però spero per loro che non debbano pensare a queste cose. Comunque, un Catania che non sta attraversando sicuramente una fase di stagione straordinaria, però quantomeno i playoff li ha raggiunti e può crederci. Una partita dove i supplementari sono stati giusti, per quanto io con il passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, arrivi sempre di più alla considerazione che i supplementari siano inutili e anzi, due, ecco, creino sempre più frustrazione che altro, ecco, perché veramente mezz'ora in più inutile, si potrebbe, anzi si dovrebbe, secondo me, come fanno in tante categorie giovanili, in tanti tornei giovanili andare direttamente ai rigori, che sarebbe secondo me meglio per tutti, ma comunque creerebbe anche un po' più di imprevedibilità, se vogliamo. Detto questo, oggi in realtà supplementari sono stati decisivi perché il Catania con l'uomo in più ha vinto proprio all'ultimo secondo. Una partita abbastanza comunque equilibrata tra due squadre diverse. Allora, il Padova, partiamo da qui, sugli angoli a sfavore, marca zona e tiene la Drezza fuori dall'area di rigore, pronto quindi eventualmente la Drezza o un altro, mi sembra di aver visto la Drezza, comunque uno molto fuori, pronto eventualmente diciamo in ripartenza. Il Catania invece difende con tutti e 10 gli effettivi nell'area di rigore, sempre a zona. Un Padova che tra l'altro ha lavorato con questo 4-4-2 in fase di non possesso. Squadra che tra l'altro va a prendere anche alto l'avversario a uomo, quantomeno con le prime linee, quindi lavora di reparto con i quattro difensori, ma poi con le prime linee tende a lavorare a uomo in pressione alta, situazione che non si è quasi mai verificata, visto che il Catania spesso lanciava lungo, non costruiva dal basso. Catania che invece ha lavorato con questo 5-3-2 in non possesso e ha costruito normalmente a 3 più 1 come tendenzialmente si fa con questo tipo di modulo, e squadra che cerca tantissimo il lavoro con le punte. Catania cerca tantissimo Cianci di Carmine, un attacco alla profondità ovvero di Carmine, Cianci viene incontro, fa diciamo da sponda. Devo dire che dialogano anche bene perché i due si trovano spesso, lavorano molto bene in coppia, quindi si vede che comunque il mister vuole questo tipo di situazione. Un Padova che invece gioca molto più la palla, palla a terra, costruisce anche buone trame, a sinistra sviluppo laterale con Villa che spesso si sgancia e accompagna l'azione offensiva con la superiorità creata magari da Varas che tende ad andare a sinistra creando superiorità in quella zona, oltre al lavoro di Valente dentro al campo, una squadra che comunque lavora anche in ampiezza con i terzini, perché anche a destra in realtà Belli si sovrappone, però si ripeto, lavora molto più a sinistra in fase, diciamo, di sviluppo. E partita, a parte queste prime, diciamo, quei primi discorsi tattici, dove subito il Padova la indirizza al terzo minuto dopo un'azione prolungata, arriva questo cross dalla destra sul secondo palo per Valente che colpisce, respinge così così Albertoni, segna Bortolussi sulla respinta, il più lesto di tutti a fare così 1-0 in una prima fase in cui il Catania poi ha cercato di reagire a questo gol subito, ma in realtà il Padova ha tenuto bene, in non possesso ha difeso abbastanza bene, in maniera ordinata, ha secondo me sofferto a tratti l'inserimento che è stato fatto poco in realtà, l'inserimento però senza palla di una mezzala tra il difensore centrale e il terzino, comunque gli inserimenti, i movimenti senza palla sono sempre difficili da leggere, in particolare poi a questi livelli dove non si vedono con frequenza perché l'intensità, perché l'atletismo non è certamente paragonabile magari ad altre categorie.
Ma detto questo, tornando alla partita, nel continuo di gara sicuramente meglio il Catania, che ha creato qualcosina in più sulle palle inattive, e poi ha trovato il pareggio con questo rigore un po' dubbio in realtà, perché del replay non è chiaro, il tocco di mano di Perrotta sulla punizione di Cicerelli al 25esimo. Segna comunque Di Carmine il calcio di rigore in una fase in cui, ecco, il Catania ha trovato finalmente un po' di più Cicerelli, perché viene cercato comunque anche Cicerelli, non c'è solamente il lavoro delle punte, ma anche la ricerca dell'uno contro uno sull'esterno tramite la sponda di Ciancio, oppure direttamente si va con un cambio gioco, comunque con un altro tipo di giocata sull'esterno per mandarlo nell'uno contro uno, in particolare a sinistra, perché il quinto di destra, Boa, non ha quel tipo di qualità lì che ha invece Cicerelli. Detto questo, dopo il gol del pareggio, il Padova comunque reagisce, viene annullato un gol al 35esimo a Liguori per un fallo in precedenza su proprio Boa, e un finale di primo tempo in realtà molto sporco, tanti falli, un po' meglio il Padova, ma trova poi il gol il Catania del 2-1 proprio a fine, diciamo, primo tempo. Ecco, quindi questa è una cosa che si è vista nel primo e nel secondo tempo, quindi aver subito gol, praticamente, cioè ha subito 3 gol il Padova a tempo praticamente scaduto, e credo non sia una, diciamo, una coincidenza. Il 2-1 al 45esimo, il 3-2 al 90esimo, il 4-2 al 120esimo, sempre alla fine, quindi evidentemente c'è anche un qualcosa di, diciamo, di concentrazione che è un po' mancata, ma comunque al 45esimo, dopo una punizione da metà campo, bel triangolo, devo dire, tra Zamarini e Cicerelli, con lo stesso che poi va a concludere e segna. In questa situazione Padova un po' troppo schiacciato, però gol comunque importante. Nel secondo tempo il Padova fa la partita nei primi 20 minuti, cercando di sviluppare sugli esterni, poi arrivano diversi cross sul secondo palo, un Catania che difende abbastanza basso per non concedere profondità. Squadra comunque attenta e poi cerca sempre il lavoro delle punte. In questa fase molto attivo Liguori, poi Padova che cala un pochino, esce fuori il Catania verso il 70esimo, nonostante comunque i ritmi siano un pochino più bassi, però poi il Padova trova il gol su un calcio da angolo al 73esimo, angolo a uscire di Ladrezza, marcature non fatte benissimo, squadra un pochino troppo ferma su, diciamo, sui piedi, non hanno saltato, e quindi ne approfitta Perrotta che di testa fa 2-2. E poi l'episodio che credo abbia cambiato la partita, l'espulsione di Dell'Icarri, abbastanza evitabile perché arriva in ritardo su Cianci, commette un brutto fallo sulla caviglia, rosso comunque giusto dopo la revisione al VAR, e un finale che ha costretto poi il Padova in 10 ad abbassarsi, a cercare di tenere botta, però poi ha subito questo gol con Marsura, che è entrato molto bene in partita, puntando tanto l'uomo. Marsura che si è anche guadagnato il calcio d'angolo, che poi batte Chirico, trova Monaco che fa questa sorta di sponda per lo stesso Marsura, che fa quindi 3-2. Ai supplementari ovviamente il Catania ha fatto la partita molto meglio nel secondo tempo, perché nel primo tempo ha sviluppato sì lateralmente a sinistra con Marsura e Celli, tanti cross però poche occasioni create. Nel secondo tempo sicuramente un po' di più, Chirico, qualche palla inattiva importante, poi il gol che arriva al 120esimo su una buona azione, devo dire, in velocità, con Quaini che trova in posizione regolare Marsura, perché Varas lì era completamente in ritardo. Lì è molto più errore di Varas che bravura di Marsura, perché era uno solo, che era 3 metri dietro rispetto ai compagni, che ha tenuto in gioco tutti. Poi Marsura serve questa bella palla per Costantino, che fa il gol del 4-2 e manda in paradiso il Catania. Detto questo, occasioni pericolose 5-3, vi ricordo le formazioni: Catania con in porta Albertoni, Castellini, Monaco e Celli in difesa, Boa, Peralta, Quaini, Zammarini e Cicerelli a centrocampo con Cianci e Di Carmine, Padova con Zanellati in porta, Villa, Perrotta, Dell'Icarri e Belli in difesa, Krisetig, Varas con Valente, Ladrezza e Liguori dietro Bortolussi. Bene comunque Varas, che ha fatto una grande partita, si è spesso fatto trovare tra le linee in fase di possesso, e anche lavorato bene in non possesso. Bene, vi dico anche Cicerelli,
Anche Marsura, ripeto, è entrato molto bene, però Marsura ha giocato 20-30 minuti. Cicerelli un po' più continuo nel primo tempo, sempre uno contro uno, per creare comunque superiorità o quantomeno provarci. Mal invece vi dico dell'Icardi, che ripeto ha commesso un'ingenuità molto grave, e Peralta che si è visto veramente poco. È vero che messo in una posizione non sua, perché lì dentro al campo non è la sua posizione ideale, però poteva fare di più. Io, signori, mi fermo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ti regalo.